State ascoltando il meglio di AQPP su M2O. È il momento di dedicarci al cinema, perché oggi ci sono anche le uscite cinematografiche, quindi sarà un'ampia puntata dedicata al grande schermo. Meno male. Nel mondo del cinema esiste solo un uomo in grado di far recitare anche le capre. Un solo uomo che incarna il metodo. Bueno, ¿y ahora siente cómo se contrapone la mutanda al culo? Partito dalle Argentine nel lontano arriva in Italia nel 1900 e non si sa. Credendo di formare gli attori più famosi del mondo. Eccoci! Che paese de merda! Per molti lui è il guru. Per noi è Ramon Armando Stanislazzo. E se lo contraddici, gli stai sul Buongiorno ragazzi! Maestro, buongiorno, la sento bello carico, come mai? Sì, è inutile chi mi chiede come mai, se tu tieni una vita di merda, non è colpa la mia! Oh, Ramon, si calmi che la giornata è positiva e dobbiamo parlare di cinema, ci interessa il cinema. Quello lì altro, parliamo di cinema, di grande cinema, di grandissimo cinema, però no italiano, por favor, ma straniero, perché il vostro cinema in questo momento storico non si può guardare. Eh certo, poi sono 15 anni che lavorano sempre i soliti e quindi anche la credibilità viene a mancare. Bravo Ramon, diciamolo. Bravo della scipa. L'importante è che tu e gli altri non facciate cinema. Perché tanto i due soliti idioti già ci stanno e al massimo potete fare i due soliti stronzi. No. Ramon, lei è sempre più simpatico, lo sa, ma noi siamo superiori a certe bassezze e parliamo di grande cinema. Che film ci analizza oggi? Ah, oggi mi parlerà di uno film che ha aperto una strada nuova nel mondo dello fantastico. E pensate che esiste una sola persona al mondo che non lo tiene visto. Ah, lo so, allora è il Signore degli Anelli, perché sono io che non l'ho mai visto, lo sa. Bueno, cabrones, ma come se fanno vedere lo capolavoro di Tolkien? Bisogna essere ignoranti, peggio di Flavia Vento. È vero, maestro, è vero, maestro ha ragione, infatti io l'ho visto e ho letto anche i libri. Certi bueno, puta, però e come Pippo non lo tiene visto, ni manco voi che avete andato allo cinema avete visto la scena madre che dà il titolo a tutta la saga e che solo in Italia è stata tagliata. E perché non c'entrava una massa con il resto? E poi l'attore che è stato tagliato è Franco Nero. Ma poracci, lo tagliano sempre, eh? Allora dai, scopriamo questo scoop subito. Vamos regia. Signore degli Anelli. Sì. Musica epica. E così, in nome del Santissimo Sacramento, tu piccolo mostriciattolo, vuoi prendere in sposa questa donna di nome Arwen per gli amici detta Accesso? No. Sì, prete, perché lei è il mio tesoro. E tu, Arwen detta Cesso, vuoi prendere in sposo questo coso con la voce di merda? Sì, perché anche se piccolo e brutto, sotto sotto nasconde una mazza più grande del bastone di Gandalf. Miglia, allora vi dichiaro subito marito e moglie. Ed ora, prima di limonare, potete scambiarvi le fedi. Dove sono? Dove sono? Ma che le dovevo portare? Ma non ci sono! Le abbiamo perse! Ah, cazzo! Scusate, me li sono dimenticati a casa di mio cugino Aragorn! Ma voi che parlate come il demonio, chi siete? Il testimonio? Eh no! Ma complimenti per la rima, preto! Io sono il Signore degli Anelli! Il Signore degli Anelli! Il Signore degli Anelli! Degli Anelli. Ma è questo il film? Anelli. Maestro, devo essere sincero, questa scena è roba da Vanzina e hanno fatto bene a tagliarla. A me invece è piaciuta, anzi, magari i Vanzina fossero così comici. È vero, Pippo, vedi che non sei proprio scemo allora. Grazie. Stavolta hai detto una cosa sensata. Ramon, grazie per l'ennesimo scoop e alla prossima. Ciao Ramon. Alla prossima, cabrones. Un saluto dal vostro Stanislazzo. E chi non mi saluta è una testa del cazzo. No! Ciao, io dico ciao. M2O.